called a taxi driver, pull up over there. Sprint down the street and we don't pay the fare. Onto the district lamp force, open the door. There's loads of seats free, but we caught you on the floor. Last night we both died to death. Just flung till no side to left. Jumped out the wrong side of bed. Now another night of wrong lies ahead. To be a kid again, Nancy and Sid again. Need medicine, cut out the middlemen. Run free, only way to get rid of them. Never gonna catch us. We're on the run. And I'm about to lose it. Buonasera Daniele Emanuele e benvenuti alla settima puntata in stagione di Sport Up. Si è giocata ieri la settima giornata del campionato di Serie D, per l'esattezza girone D, e c'è stata una giornata davvero particolare soprattutto per i colori biancorossi, data la brutta sconfitta di Budrio contro il Mezzola, addirittura per 3-1. C'è stato anche da sorridere in virtù della vittoria del Bellaria per 2-1 sul Formigine, ma poi ne parleremo nella seconda parte di trasmissione con il nostro opinionista Giacomo Alpini. Ovviamente prima ad iniziare vado come sempre a presentare la nostra conduttrice, no co-conduttrice come dico sempre, ovvero Irene Benedetti. Ciao. Buonasera, eccoci di nuovo qua. E adesso con l'aiuto della regia andiamo a presentare subito i nostri ospiti di questa sera. Iniziamo dalla mia sinistra andando a salutare la nostra Giorgia Bertozzi. Ciao Giorgia. Ciao Daniele, buonasera a tutti. Ricordiamo giornalista del Nuovo Quotidiano di Rimini, ci spostiamo in posizione centrale, andiamo a salutare l'opinionista Emanuele Pironi. Ciao Ema. Ciao, ciao a tutti. Diamo il benvenuto per la prima volta ospite di Sport Up, ovvero al nostro amico e allenatore Manuel Amati. Ciao Manuel. Buonasera, buonasera. E infine andiamo a salutare l'ospite di questa sera del Rimini, il centrocampista Gianmarco Tedesco. Ciao Gianmarco. Ciao, grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie di essere venuto, soprattutto in un momento difficile dopo la trasferta brutta di ieri, brutta a livello di risultato. Grazie di essere qui stasera. Figurati, è un piacere. Allora, io direi, Irene, di andare a vedere, sempre con l'ausilio della regia, subito i risultati e la classifica. Poi vi ricordiamo fra qualche istante anche come interagire con noi durante la puntata attraverso il nostro numero di cellulare, ma anche attraverso WhatsApp. Passiamo subito ai risultati. Prego, Irene. Allora, Fiorenzuola, Calcio Delta, 3-2. Este Scandicci, 2-0. Fidenza Imolese, 1-1. Abano Correggese, 1-0. Bellaria Formigine 2-1, Mezzolara Rimini 3-1, Castelfranco Terma Labano 1-0, Fortis Juventus Ribelle 1-0, San Paolo Padova Jolly Montemurlo 1-1, Piacenza Romagna Centro 5-0. E adesso, sempre con l'ausilio della regia, andiamo a vedere la classifica. Lo ricordo ancora una volta, dopo il settimo turno di Serie D, per l'esattezza, girone D. Ecco che pian piano sta sfilando, si sta componendo proprio la nostra grafica in sovrimpressione. Qui andiamo, prego. S16, Piacenza 14, Calcio Delta 13, Fortis Juventus 13, Fiorenzuola 12, Abano 12, Castelfranco 12, Mezzolara 11, Rimini 10, Ribelle 10, Correggese 10, Bellaria 10, Scandicci 9, Fidenza 8, Romagna Centro 5, Jolly Montemurlo 5, Termal Abano 5, Formigine 5, San Paolo Padova 3, Imolese 3. Perfetto, dopo aver visto i risultati e la classifica passiamo subito a sentire i nostri ospiti. Prima piccolo 10 secondi per ricordarvi il numero per interagire con noi, che tra poco vedrete in sovrimpressione. Ci aiuta proprio adesso il nostro Stefano Papini alias Papen. Allora andiamo a leggere il numero di SMS, che vale anche per WhatsApp: 333 60 94 299. Su Facebook ci potete trovare alla pagina Sport Up, sempre seguita e curata dal nostro Matteo Zampini, che salutiamo in diretta, altrimenti ci sgrida sempre che non lo salutiamo mai. E stasera vi ricordo anche che è possibile vedere tutte le puntate di Sport Up andate finora in onda sul sito telerimini.it. Cliccando nella sezione programmi troverete ovviamente Sport Up. Chi ha capito tutto è un mago, non ci sto capendo nemmeno più io niente a livello di velocità, però iniziamo subito perché sono talmente tanti i contenuti di questa sera che i servizi che bisogna un attimino essere veloci. Iniziamo dalla nostra Giorgia. Giorgia, commentiamo subito a caldo la sconfitta di ieri del Rimini, ma parliamo anche della vittoria del Bellaria 2-1, una vittoria importante.
Certo, sicuramente, tra l'altro insomma poi domenica il calendario mette le due formazioni riminesi a confronto, quindi ancora più appunto da andare nel dettaglio di queste due prestazioni. È ovvio che nessuno penso si sarebbe aspettato da Rimini una sconfitta sia per le proporzioni maturate e sia anche per la prestazione offerta dai biancorossi in quel di Budrio, perché dopo le due vittorie comunque convincenti anche sul piano della prova di squadra, ieri è arrivata veramente una sconfitta sorprendente, perché il Rimini ha fatto fatica fin dall'inizio a imporre il gioco. Il Mezzolara è una squadra ben costruita, è rimasta molto compatta, ha trovato un gol molto bello verso la fine del primo tempo. E poi insomma il Rimini ha giocato a sprazzi, devo dire, non si è vista quella continuità di gioco e quella veramente forza di rimontare che ci aveva insomma abituato nelle settimane precedenti. Quindi io la catalogherei come un triplo passo indietro questo 3-1, visto che è anche ridondante, è un risultato che ormai insomma siamo solo alla settima giornata, però abbiamo visto varie volte sia in positivo che in negativo. Sicuramente prendere 3 gol a Mezzolara è stata veramente una batosta forte per questo Rimini, che stava ricominciando comunque a macinare risultati dopo un avvio stentato. Ecco, voglio sperare insomma che sia proprio una giornata nera che non si ripresenti più, però passi indietro notevoli sulla prestazione, insomma, tanti. E qui chiedo sempre al nostro Stefano Papini, alias Papen, di farci rivedere di sovrimpressione proprio la classifica dopo il turno giocato ieri, un turno purtroppo molto negativo per il Rimini. Qui la vorrei analizzare insieme agli amici Emanuele e Manuel. Iniziamo da Emanuele. L'Este al comando con 16 punti. Se una settimana fa eravamo qui a commentare che il Rimini era a meno 3 dalla vetta, adesso la classifica si fa sempre più intensa, perché ci sono diverse squadre. Il Piacenza inizia pian piano ad allontanarsi dalle altre, anche se è lì a 14 punti, diretta a Porto Tolle 13, e Rimini è laggiù con 10 punti, addirittura superato proprio ieri dal Mezzolara che ha 11 punti. Io penso che se i problemi fossero di natura prettamente numerica si supererebbero in fretta, nel senso che fai 3 vittorie filate, se non sei a un paio di punti dall'Est poco ci manca. Il problema è che noi 3 vittorie filate non lo so se riusciamo a farle. E questo è il problema vero, non è tanto la classifica, non è tanto quello che si è visto sinora fuori da Rimini. Il problema è quello che si è visto a Rimini, il problema è quello che Rimini fa vedere quando gioca in casa e in trasferta, cioè fa vedere veramente poco. Il campionato ancora non si è dipanato, il campionato ancora numericamente parlando è accessibile a qualunque tipo di vittoria come di sconfitta, perché adesso dobbiamo anche cominciare a ragionare sia in positivo, ma dobbiamo anche cominciare a ragionare in negativo, nel senso che l'anno scorso di questi tempi avevamo una squadra che viaggiava bene e ci aveva posizionato in una classifica anche molto migliore di questa, e ci ricordiamo come è finita. Quindi sì, è vero, io stasera sono vestito di nero e probabilmente questo mi influenza un pochino anche nell'animo, però vedere una classifica di questo tipo, cioè un diciamo che stiamo esattamente nel mezzo, quelli che stanno in mezzo possono guardare con lo stesso spirito sia davanti che di dietro, e bisogna cominciare a pensarle tutte, perché non è che siccome siamo partiti con l'idea di distruggerla saremo noi a distruggere lei, potrebbe essere lei che distrugge noi. Qui concordo con te, è sempre ottima la tua analisi, però vorrei rimanere, chiedo sempre a Papini di rimanere sulla classifica, perché adesso la voglio commentare con il nostro amico Manuel. Manuel, è una classifica davvero brutta in questo momento, una squadra che sorprende, che in questo momento è davanti al Rimini sicuramente è l'Abano, sconfitto 2 settimane fa proprio nello scontro diretto, ma anche la Fortis Juventus che viaggia più o meno sulla media del Delta Porto Tolle del Piacenza. Sì, è vero, ma io credo però che la settimana prossima questa partita col Bellaria arrivi a proposito, è il tipo di partita giusto in questo momento. Credo che un derby in un momento di difficoltà dove ci si deve risollevare in casa sia l'opportunità giusta per mettere in campo una partita forse dove il lato caratteriale, l'aspetto dell'aver voglia di rivalsa, di rivincita, specie davanti ai propri tifosi, sia fondamentale. Poi il calendario propone anche una sfida tra Delta Tolle e Piacenza, quindi in caso di vittoria
insomma qualche punto davanti lo si può rosicchiare, e la Fortis Juventus ha una trasferta impegnativa secondo me con Romagna Centro, che a dispetto della classifica io ho davvero grande stima per il Romagna Centro e per l'allenatore Medri. Soprattutto per quello fatto lo scorso anno. Ma anche gli anni prima è stata una cavalcata strepitosa quella che ha fatto questa squadra, io l'ho affrontata anche l'anno scorso. Medri ho veramente una stima particolare per il modo in cui fa giocare la sua squadra, con un 4-3-3 ben definito, con giocatori interessanti, specie nel reparto offensivo. Quindi questa loro classifica deficitaria in questo momento mi stupisce un po'. Quindi io credo che con questa sfida tra Piacenza e Delta e... insomma, speriamo in questo colpo di reni del Romagna Centro sulla Fortis Juventus, qualcosa in caso di vittoria sicuramente anche a livello di morale si potrà muovere nell'ambiente del Rimini. Gianmarco, prima di andare appunto tra poco sulla partita di ieri giocata da voi, un commento veloce anche con te sulla classifica. Sicuramente è un torneo molto equilibrato, vedendo almeno le prime 7-8 lì davanti, comunque c'è una differenza tra i Rimini, che addirittura in questo momento credo sia ottavo, nono, all'est di 6 punti. È un campionato molto equilibrato, ma soprattutto l'abbiamo capito, è difficilissimo. Sì, è un campionato difficilissimo, però penso che 6 punti dopo 7 giornate siano pochi, quindi possiamo recuperarli benissimo, perché siamo consapevoli della nostra qualità, delle nostre capacità, e cercheremo di mettercela tutta già da domenica, che c'è il derby col Bellari. Allora, so che iniziano ad arrivare subito più messaggi. Ho il telefono per te, Amati. Cosa è successo? Sono in transizione perché 5 minuti e già 4 messaggi. Allora adesso ti leggo. Sono anche delle fans. Vai. Posso dire? Ringraziamo. Ok, allora. Amati, sei bellissimo. Giulia Pazzini. Non sappiamo chi sia, ma ringraziamo. Davvero lo sai? Va bene. Mister Amati, complimenti, quello che sta facendo a Viserbella di Sassuolo. Ancora, a serate come siete messi mister Amati? La squadra ne fa di continuo, io mi sono sempre chiamato fuori, ma credo che questo venerdì sarà inevitabile. Un saluto a mister Amati dalla farfalla del Gargano, forza Biancoverdi. Hai identificato qualcuno? Di Sassuolo sì, è un ragazzo che gioca in primavera, un amico, e per gli altri ci devo pensare, non lo so. Roberto Peluso, quello di prima dovrebbe sì, essere. Sì, quello era il figlio. Ah, ok, è un mio giocatore. No, vabbè, anche lui. È il mio giocatore. Ha scritto comunque per Amati. Perfetto, ringrazio. Dai il numero alla Sabri, però. E dopo daremo il numero alla Sabri. Adesso che ti sei rilassata con tutti questi messaggi, vogliamo lanciare il primo servizio? Io voglio che torni, Amati. Non li invitiamo. Lo leggiamo dopo. Quando allora, vuoi, prima di mezzanotte, se vuoi. Il punto del girone, andiamo a vedere questo servizio. Nel girone D sono due le grandi in difficoltà. Il Rimini cade per la terza volta in campionato, la seconda in trasferta. Dopo il 3-1 di Este, lo stesso risultato con il mezzolara di Fabio Bazzani, che mette in mostra al forte esterno Alberto Malo, 19 anni, autore di una doppietta. Stupisce in negativo anche la Correggese, squadra costruita per vincere il girone, ma ferma a 10 punti come i biancorossi di De Meis. La Correggese è stata battuta 1-0 dall'Abano Calcio, a segno l'ex Milan Bortolotto. La vetta per il Rimini è ora a meno 6. L'Este ha ritrovato il sorriso, battendo 2-0 lo Scandicci grazie ad una doppietta di Rondon. Giallorossi in vetta a 16 punti, a meno 2 il Piacenza di uno strepitoso Marrazzo. L'attaccante ha segnato un poker nel 5-0, rifilato a Romagna Centro. Per l'attaccante campano sono 7 reti in 2 partite. I biancorossi superano il Delta a Porto Tolle, fermo a quota 13, battuto 3-2 dal Fiorenzuola. Il baby portiere rossonero Valizia stoppa Cozzolino e compagni, arrendendosi solo alle splendide conclusioni di Lauria e Capellupo. Non è invece esente da colpe, dai 3 gol subiti, l'estremo difensore Rodigino Vimercati. A fari spenti procedono il Virtus Castelfranco e la Fortis Juventus, vittoriosi in casa 1-0 rispettivamente contro Terma, Labano Ceccato e Ribelle. Da segnalare nella Fortis Juventus la rete del difensore Salvadori. Giornata nera per le romagnole, fatta eccezione per il Bellaria che batte 2-1 il Formigine. A segno i baby Tomassini e Camporesi. Strappa un punticino Limolese di Bardi con il Fidenza. L'1-1 è siglato da Tattini e Loris Formuso. Con lo stesso punteggio termina la gara tra San Paolo Padova e Jolly Montemurlo. Per i toscani ancora a segno l'ex Bellaria Mezgur. So che sei di nuovo pronta con gli sms. Adesso prego. Non ci abituiamo ai complimenti, perché non possono essere tutti complimenti, mister Amati. Ci chiedono. Sì. Per mister Amati, come si fa a non far giocare Brigliadori? Si fa che è reduce da un infortunio, quindi si fa molto presto. Ecco, finito.
Ok, dopo aver letto quest'ultimo messaggio, torniamo da Giorgia. Giorgia, abbiamo visto anche il punto, l'analisi dettagliata del girone ad opera del nostro Riccardo Giannini, però intanto le altre lì davanti continuano a volare, soprattutto l'Est. Sì, l'Est che devo dire in questo momento è la rivelazione del campionato, anche se comunque è una squadra che è già qualche anno che cerca, non so se è proprio il salto di categoria, ma comunque sia è sempre tra le prime del suo girone, quindi è una squadra che effettivamente già da qualche anno appunto sta lassù. Il Piacenza non sta deludendo le attese dopo un inizio così un po' balbettante. Devo dire che in queste settimane è ripreso a macinare anche lei con un passo falso nel mezzo, però più o meno credo che abbia trovato l'assetto. Devo dire che lassù manca solo il Rimini per quello che erano, diciamo, le aspettative della vigilia del campionato. È un Rimini, appunto, io ribadisco, io vorrei davvero sentire la voce di Gianmarco e capire insomma un po' ieri che cosa è successo, perché adesso ridendo con gli amici, ieri ho detto questa è una squadra di psicopatici, perché non è possibile che una settimana prima ci fa spellare le mani dagli applausi e dalle giocate e poi la settimana dopo rimane irretita su un campo di una formazione, sì, ribadisco, ben messa in campo, però non mi è sembrato insomma che ci fossero delle forze così diverse. Quindi appunto così volevo sapere, ecco, da dentro, perché da fuori io non sono riuscita a capirlo ieri. Gianmarco ti può difendere. No, diciamo che è stato sbagliato l'approccio alla partita, perché i primi 30 minuti, fin quando abbiamo preso gol, è stata una squadra, diciamo, senza mordente, senza la stessa grinta di domenica scorsa in casa. Poi, una volta preso gol, abbiamo reagito. Non so se ci fosse rigore per noi, però questo no, non conta nulla perché comunque diciamo la cattiveria non è stata la stessa, la determinazione non è stata la stessa e giustamente il risultato è stato negativo. Allora, entriamo proprio nel vivo di Mezzolana Rimini. Sì, andiamo a vedere quello che è l'entusiasmo dei tifosi, in particolare di una tifosa del Mezzolara. Siamo qui in trasferta a Mezzolara per seguire Mezzolara Rimini, partita difficile sulla carta per la compagine biancorossa. Come la vedi? Ah, sono tutte formazioni giovani che ti pressano fino alla fine e ti fanno morire sul campo. Finché non calano un po' di ritmo è difficilissima la partita. Sono tutte da giocare purtroppo, a tutti i livelli. In Italia il calcio è un'arte. Tutte le squadre sanno come affrontarti, si chiudono e si aprono a seconda delle situazioni, quindi non c'è niente da inventare. Poi abbiamo qualche ex qui, di cui alcuni li conosco anche, due ragazzini che erano amici di mio figlio, così. Allora, stiamo guardando qui adesso la distinta, la guardiamo assieme a te, vediamo. Il numero 19 Ricchiuti, era ora. Gioca titolare? No, parte dalla panchina, però Sì, ci sta mi perché comunque deve sembra. entrare ancora in forma, eh. No, mi sembra giusto perché la squadra domenica si è espressa bene, non è giusto cambiare, insomma, dare fiducia a quelli che hanno giocato bene. Il mister ha fatto una cosa molto giusta, anche se Ricchiuti forse è sopra la categoria, però giustamente deve mettersi in fila con gli altri perché quando la squadra si esprime in un certo livello merita la conferma. E adesso pronostico secco, incrociamo le dita, quanto finisce Mezzolara Rimini? Sarà dura, ma dovremo farcela. 1-0. Va bene. Oggi c'è Mezzolara Rimini, si gioca una partita importantissima, c'è anche il debutto stagionale di Ricchiuti in panchina però. Si spera che lo sia il debutto di Ricchiuti, dopo sette partite non è ancora entrato. Mi dicono che vada in panchina, però è già un buon segno il fatto che vada in panchina. E si spera che entri, perché magari se entra si possono risolvere diverse cose. Come l'hai visto il Rimini dopo la sconfitta col Firenzuola? Sono arrivate due vittorie importanti, no? Molto bene, molto. Dirò che se c'è tanta gente oggi al seguito è perché è rimasta soddisfatta dalla partita di domenica. Perché visto la partita di domenica ne vale la pena seguire la squadra, altrimenti stiamo a chiesa, giusto? Ho imparato a conoscerti, sei molto obiettivo, quindi dopo la vittoria proprio di domenica scorsa, adesso qui a Mezzolara, ovviamente l'obiettivo è i 3 punti. Direi che solo un pareggio potrebbe essere una sconfitta moralmente, visto la partita di domenica. Però il calcio è fatto così, anche di vittorie, di sconfitte e di pareggi. Vista, aggiungo io, anche la vittoria di ieri dell'Est nell'anticipo contro lo Scandicci per 2-0. Esatto, quindi noi pareggiando oggi andremo a 4 punti, se invece vinciamo rimaniamo sempre a 3 punti, ma non è l'Est che ci debba dare fastidio a noi, siamo noi che dobbiamo fare i punti e prendere il volo. Riesco a fartelo dire in diretta, forza Rimini, me lo dici? Forza Rimini. Più entusiasmo però. Forza Rimini.
stadio di Budrio, dove tra poco scenderanno in campo Mezzolara contro Rimini. Che partita ci aspetta? Ovviamente, come tifoso del Mezzolara, mi aspetto una bella prestazione da parte della squadra di casa. Speriamo che sia così. Temiamo il Rimini perché sappiamo che è una squadra che vuole fare il risultato. Mi sembra che sia intenzionato a salire, se non sbaglio. Noi abbiamo delle mire diverse, però ce la giochiamo la partita. Ecco, vedendo anche l'ultimo risultato di domenica scorsa, che campionato deve essere questo per il Mezzolara, sapendo che può contare anche su un giocatore importante come Bazzani, ricordiamo un passato in Serie A importante? Beh, il Mezzolara non ha delle grosse ambizioni, perché è un piccolo centro che per un campionato del genere è già molto. Quindi le nostre mire sono quelle innanzitutto di fare un buon campionato, salvandoci anche in anticipo, e perché no, fare anche qualche risultato con delle squadre di rango come la vostra, insomma, ecco. Siamo qui con Alessia Merz, è un piacere intanto ritrovarti qui. Ovviamente segui da vicino le gesta tecniche di Fabio, un passato importante per lui in Serie A. Ecco, oggi che partita aspetti contro una località, contro una squadra famosa come Rimini? Oggi è dura, è molto dura, per loro hanno una buonissima squadra e quindi... Però sai, non c'è niente di fatto, l'imprevisto, il gol all'ultimo secondo, la partita perfetta, quindi insomma ce la giochiamo anche noi e speriamo ovviamente di portare a casa il risultato noi, ovviamente. Fabio finalmente ritorna a giocare, è la sua prima partita dall'inizio, quindi insomma è come se riniziasse adesso, quindi speriamo faccia bene, però... Dovrà pian pianino ritornare in forma, insomma. Ho seguito molto da vicino Bazzani, me lo ricordo soprattutto come calciatore in Serie A con la Sampdoria, con la Lazio, con il Perugia. È davvero uno spettacolo vedere soprattutto il campionato di Serie D, un giocatore della sua esperienza e del suo calibro. Beh, lui infatti gioca come se stesse giocando ancora in Serie A, nel senso che fa ancora il suo ritiro il sabato mangiando bene, non va a letto tardi, mangia cose genuine, ce l'ha proprio nel sangue, quindi giocare in Serie D o giocare in Serie A per lui ha lo stesso impegno, ha lo stesso valore, quindi quello è il bello e quello è quello che magari tutti i giovani potrebbero imparare da lui, no? L'impegno e la dedizione che ci si mette magari a 38 anni e ancora la voglia e l'entusiasmo come se fosse un ragazzino. Su diverse riviste nazionali ho letto che il successo della sua vita e della sua passione è dovuto anche e soprattutto a te, questo è un grosso complimento. Sì, si dice, no? Che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, speriamo. Cioè, insomma, io confermo. Sì, confermi, beh, allora è fortunata anche tua moglie, vedi? No, diciamo che abbiamo sempre passato tutti i momenti insieme, quelli belli, quelli brutti, e andiamo d'accordo, sono 10 anni e stiamo benissimo, quindi sicuramente io aiuto lui e lui aiuta me. Poi abbiamo 2 bimbi splendidi e quella poi è la gioia più grande per entrambi. In bocca al lupo per tutto e ovviamente. Grazie. Grazie, adesso allora Emanuele. Dani, ma la fede. Mi sono sposato. I presupposti per la grande domenica c'erano tutti, vedi, c'era anche il mezzo mito di Sacrato. Lei era una bellissima donna, ormai. Da quanto è che state insieme? Chi? Lei, io e lei. No, io e lei non la conosco neanche. Però. Come presupposti erano buoni. Hai fatto un in bocca al lupo troppo spontaneo che poi alla fine sei ripercorso. Speravo di no. Emanuele, però prima della partita abbiamo sentito anche i tifosi del Rimini, parecchi li conosci anche tu, c'era quell'entusiasmo perché comunque ricordavano dopo 2 belle vittorie abbiamo voglia di seguire la squadra e oggi siamo qui a dimostrarlo. La voglia c'era e di là nel settore dove ero io ce n'era anche di più. C'era il tifo, intanto avrete notato il colore che c'era, il calore che c'era, la gente ce n'era tanta e purtroppo queste sono batoste che si pagano anche da quel punto di vista lì. Adesso sarà difficile ricreare immediatamente quel tipo di entusiasmo, quel tipo di coinvolgimento. Era un pezzo che non ci muovevamo col pullman da 50. Ieri era uno spettacolo, c'è un'immagine nel servizio ad opera di Eugenio Angeli che è uno spettacolo proprio della sarpata bianco-rossa. Sono arrivati tanti messaggi, sì, per Manuel. Facciamo uno speciale messaggi per Manuel Amati, sì. Che ne stanno arrivando rapida. Prego. Allora. Vai. Mister Amati, complimenti per la sua crescita calcistica da Ana Reccia. Conosce? Vado avanti. Non è che può conoscere tutti. Per Mister Amati, ma è vero che il suo giocatore Matteo Siuni, oltre a fare la punta, finito qui. Oltre a fare la punta che fa, no? Che la fa?
Poi? Aspetta, c'è il secondo pezzo, non l'avevo visto, perché è arrivato in due messaggi, era partita, aveva troppa fretta. Ah, bravo. Vendo gli asciugamani. Dovevi leggerlo prima, mandarlo in onda. Ah, guarda, è arrivato adesso, mi ha fregato. È un suo compagno di squadra. Va bene, dai, ridiamo. È un ragazzo strepitoso. Siamo pronti per entrare nel vivo della trasmissione? Siamo pronti, andiamo a vedere il servizio relativo al primo tempo. Concluso 1-0. Prima della trasferta di Mezzolara prendi la cartina geografica e ti accorgi che non ci sono fonti. Cerchi allora su Google e vedi che il Mezzolara gioca le proprie gare interne a Budrio. Arrivi a Budrio e trovi la due giorni di fiera, salsiccia, porchetta, birra per tutti e vedendo la partita di ieri ti chiedi da giornalista, da tifoso, da persona normale se alla festa organizzata dal centro di 15.000 abitanti abbiano partecipato prima della gara anche dirigenza e calciatori biancorossi, tanto per fare uno spuntino pre-match all'inglese. Già, ma che peccato che noi siamo italiani. E allora via al calcio giocato, ma prima in tribuna, da vedere e rivedere, un'occhiata la diamo volentieri alla bella tifosa Alessia Merza, attuale compagna di Fabio Bazzani, che durante l'arco della partita non riserverà certo dei complimenti ad alcuni giocatori romagnoli, ma è tifo e ci sta. Da lei passiamo ad analizzare il match. Difensori che sui calci piazzati producono più occasioni degli attaccanti, ma poco attenti a presidiare la propria porta. Under nuovamente in difficoltà, squadra poco equilibrata con il ritorno al 4-3-3. Il Rimini fallisce la terza vittoria consecutiva, cadendo rovinosamente in casa del Mezzolara, che porta a casa la posta piena con il punteggio di 3-1. Per i biancorossi è la seconda sconfitta in trasferta, la terza in campionato. Tedesco viene schierato come mezzala sinistra, in attacco Massini e Pera a supporto di Gambino, nel Mezzolara in porta l'esperto Conti, in attacco ovviamente Fabio Bazzani. Ci sono anche gli ex biancorossi Signorini e Semprini. La cronaca. Al sesto Semprini si presenta solo davanti a Dini, ma la difesa dei Rimini sventa la minaccia. L'arbitro aveva fischiato in questo caso il fuorigioco all'ex biancorosso. Al 13° tiro da fuori area di Semprini, respinge con i pugni Dini che qualche istante prima si era segnalato per una bella uscita sull'avversario. Al 16° punizione di Ponce, Dini vola solo sulla destra a respingere il tiro. Grandissimo l'intervento dell'estremo difensore riminese. Al 21° il Dini bis si ripete, grande l'apparato questa volta sul tiro di contrabbalzo di Darino. Il portiere toglie così il pallone sul palo alla sua sinistra, ma nel proseguo dell'azione nuovo tentativo di Semprini, ma Caccioli respinge sulla linea, dando però il pallone a Iarrusso, che spreca poi il tapin vincente con una conclusione debole, bloccata dal portiere biancorosso. Al 23° segnale i romagnoli, prima arriva un tiro alto di Caccioli e poi un debolissimo pallonetto di Gambino bloccato dal portiere. Il Rimini prova a rispondere a Mezzolara, ma finora nessuna occasione di rilievo prodotta dai biancorossi e al 30° arriva la mazzata. Melo si invola sul lato di destra e scarica la conclusione all'incrocio dei pali. Il Mezzolara passa meritatamente in vantaggio e per i biancorossi di Cari inizia un pomeriggio tristissimo che sa di amare in bocca, mentre i padroni di casa preferiscono ubriacarsi con grappa barricata. 1-0 e il risultato fino a questo momento non sorprende. Al 33° il Rimini si scuote dopo il gol subito, Massini crossa per Pera che in spaccata impegna Conti in calcio d'angolo. Sulla battuta del corner arriva il colpo di testa di Di Maio, si salva ancora la retroguardia avversaria. Al 34° cross di Massini, colpo di testa di Gambino, di poco a lato, Rimini vicinissimo al pareggio. Al 40° contatto tra Orlando e Massini, l'arbitro lascia proseguire ma in questo caso la domanda è spontanea, pallo fuori o dentro aria? Al 42° Rimini nuovamente vicino al pari, sul calcio di punizione arriva il colpo di testa di Caccioli che scheggia la traversa. Primo tempo che vede premiare il Mezzolara, il Rimini è sempre pericoloso grazie ai due difensori Di Maio e Caccioli che con notevole capacità di inserimento provano a rimettere in piedi una gara brutta, troppo brutta per essere vera. Allora Gianmarco, iniziamo a commentarla con te. Il primo tempo, soprattutto la prima mezz'ora, siete andati un po' in bambola. Loro vanno pressato tantissimo, avete avuto delle difficoltà. Dopo, se vogliamo analizzarla così, dopo il gol preso avete iniziato ad attaccare e a creare diverse occasioni da rete. Sì, dopo il gol preso abbiamo reagito. Due traverse, però comunque una squadra come noi non possiamo essere pericolosi solo sulle palle native. Dobbiamo cercare di creare di più, creare ancora più occasioni di calciare di più in porta, perché in un primo tempo così non possiamo permettere di tirare solo due volte in porta. Ecco, cosa è successo in quella mezz'ora? Parecchi hanno criticato un po' le scelte iniziali del mister, è sembrato non esserci il centrocampo, un divario immenso, loro passavano per vie centrali tranquillamente. Cosa è successo? Purtroppo con l'assenza di Calori e di Deo
il mister sta facendo gli straordinari. Il mister ha fatto lo stesso modulo di domenica scorsa, un 3-5-2, con me interno di centrocampo e Masini schierato come quinto di destra. Domenica scorsa è andata molto bene, questa domenica abbiamo pagato un po' di... che ti devo dire? Non c'è stata la stessa intensità di domenica scorsa e siamo andati subito in difficoltà. Loro ci hanno chiuso sempre gli spazi e si è visto. Domenica scorsa avevi fatto una grandissima prova di sacrificio, ci eravamo sentiti anche nelle interviste dopo gara in un ruolo non tuo, no? diciamo così. Ieri sei stato tra i pochi salvabili nella trasferta di Budrio, almeno al nostro giudizio. Manca qualcosa in questa squadra, a un certo punto dalla tribuna, soprattutto i supporters biancorossi che rappresentano la tribuna del Mezzolara, diceva Gambino lì davanti viene lasciato troppo solo. Anche Pera non è sembrato in giornata di grazia. Beh, ora stiamo facendo questo modulo perché comunque siamo partiti con il 4-2-3-1 e andavamo in difficoltà. Il mister ora ha scelto di farci giocare così, però purtroppo domenica scorsa Gambino e Pere erano supportati sempre da Mettorelli. Questa domenica invece siamo andati in difficoltà e quindi non riuscivamo a ripartire come abbiamo fatto domenica in casa. Emanuele, dalla parte dei tifosi come è stata vista questa prima... Dalla parte dei tifosi ti posso garantire che prima appena ho visto Gianmarco, la prima cosa che gli ho chiesto è stata con che modulo siete scesi in campo ieri, perché io sono un volgare perito elettronico, quindi non mi azzardo a giocare con i prefissi telefonici 5-0-5-4-1-0-4, per carità, io guardo. Però tu sei un giornalista sportivo e hai parlato immediatamente di 4-3-3, sì. Non sei l'unico che ieri parlava appunto di ritorno alla difesa 4 e cose di questo genere qua, e la voce ufficiale della squadra parla di un 3-5-2, sì. Allora questo già denota il primo problema, no? non riuscire a delineare in maniera compiuta qual è il metodo con cui sta giocando in questo momento la squadra lascia già un pochino perplessi, perché siamo alla settima di campionato, sì. Quindi certi meccanismi dovrebbero essere rodati, certe situazioni dovrebbero essere provate. Io ieri in particolare in due posizioni ho visto parecchie difficoltà. Uno è l'esterno di sinistra che diceva Gianmarco, sì. Masini, ma non è che lo voglio criticare perché assolutamente no, nulla di personale, anche se lo diciamo facessi, che in quel di sempre di calcio giocato, ovviamente, cioè, diciamo che lì ho visto parecchia difficoltà forse nell'interpretare quella posizione o non so altro, insomma, magari sì. Semplicemente una questione di partita approcciata male in quel momento. L'altro che secondo me ha avuto parecchie difficoltà è stato Verdone, sì. Anche sulla fascia tantissime. Ha avuto tantissime, e al tempo stesso non siamo riusciti neanche a centrocampo ad avere una diga che reggesse, perché loro nella prima mezz'ora sono passati sistematicamente dovunque volevano. Il centrocampo non c'era. Allora sommiamo tutti questi indizi, si dice che tre indizi fanno una prova, sì. Avevamo giocatori in difficoltà, il modulo non chiaro e il risultato che non torna. Io non sono ottimista. No, e per il momento mi fermo qui. Quando fai questa analisi azzecchi sempre, perché mi ricordo anche l'anno scorso che mi avevi detto proprio le cose come ricordavi prima, soprattutto dopo l'inizio del campionato, dove erano tutti con il sorriso, tutti positivi, e tu dicevi sempre stiamo calmi perché un campionato è lungo, ovviamente ancora lungo anche qui perché si è giocata solo la settima giornata, e ci auguriamo tutti che si possa sbloccare tutto nella miglior situazione possibile. Però qui mi viene Giorgia, sicuramente avrai delle curiosità anche tu, no? Non so, di solito chiedi sempre qualcosa al giocatore, tu le tue curiosità stasera quali sono? Guarda, rispetto alla partita e ai moduli, io ti dico, la partita l'ho vista, a me mi sembra nel corso dei 90 minuti di averne visti tre di moduli, sì, diversi, esatto. No? Almeno correggimi se sbaglio Gianmarco, cioè eravate partiti col 3-5-2, poi a un certo punto anche essendo andati sotto Masini si era alzato in una sorta di 4-3-3 e poi con Ricchiuti nel finale si è tornati al 4-2-3-1, comunque con Adrian più dietro. Cioè si è provato un po' di tutto. Siamo rimasti 3-5-2 fino all'ingresso di Adrian, poi una volta che è entrato lui siamo passati al 4-2-3-1 con De Martino e Torelli centrale e Adrian dietro le punte che eravamo io, Pera e Gambino. Però io penso che in questo momento i numeri contano poco, il modulo conta poco, perché
bisogna sacrificarsi tutti in tutti i ruoli, perché se non ci mettiamo in questo, è un campionato che vince chi corre di più. Ieri vi pressavano benissimo sul portatore di palla. Di più, cioè. E a volte se uno corre però corre male, i risultati non arriveranno mai. E parlando anche con le persone che erano così a Mezzolara, c'era qualcuno che diceva: ah, però questa è una squadra presuntuosa, non si può andare in trasferta con 5 punte, a prescindere dal fatto che tu e Masini aveste fatto un ruolo diverso ieri, insomma, nello scacchiere, però insomma un giocatore offensivo comunque, no, ha più difficoltà. Sì, questo sicuramente, però come ho detto prima, in questo momento con l'assenza di Deo, il mister pesa tantissimo, perché un giocatore come Guido penso fa la differenza in categorie superiori, quindi figuriamoci in Serie D. Certo. E in questo momento stiamo pagando la sua assenza, come abbiamo pagato l'assenza di Calori dietro, e purtroppo abbiamo perso questa partita in modo brutto. Manuel, una tua valutazione anche sulla prima frazione di gioco? Ma guarda, io dico una cosa più in generale, difendo la categoria, non conoscendo personalmente Mister Cari, però io credo che, come ha detto Gianmarco, è un momento di difficoltà a livello numerico di giocatori, quindi la Rosa vede delle assenze in questo momento, dove ovviamente si deve sopperire in qualche modo. Si sta provando qualche cosa di diverso, questo 3-5-2 che una settimana prima andava bene, una settimana dopo evidentemente da quello che sento non va più bene. E poi contraddico un po' Giorgia amichevolmente, nel senso che io durante la partita un allenatore, se vede in difficoltà la sua squadra, ha forse più il dovere che il diritto di cambiare qualcosa. Se poi l'ha fatto bene o l'ha fatto male, ovviamente poi parla il risultato e lo si dice alla fine, però durante una partita una squadra con quel modulo contro quell'altra squadra che ha le sue caratteristiche e si vede chi sta facendo meglio, deve cambiare qualcosa, altrimenti sei sotto, se così non ci sei in partita, qualcosa di nuovo devi fare. Il mio discorso era in positivo, ci mancherebbe che mi piacesse un allenatore che parte quel 3-5, esatto, ci mancherebbe, no, nel senso che comunque io ho visto che la volontà c'era, ma proprio non ci si arrivava su quel pallone, loro arrivavano veramente da tutte le parti. Ho visto Semprini che dopo tanti anni fare un lavoro da fenomeno, Malo al di là del gol bellissimo, il primo gol, non si fermava mai, insomma ho visto proprio una squadra in difficoltà. No, io penso che sia possibile che ci sia un pochino di disordine in questo momento, magari l'allenatore non è qui da tantissimo tempo, c'è stato un inizio burrascoso, ci sono delle assenze in questo momento, quindi fortunatamente sono passate poche giornate. Da tifoso, io, perché in questo momento sono tifoso anche se non posso guardare le partite alla domenica, però credo che bisogna avere fiducia e dare credito ai ragazzi e all'allenatore, sperando che il vento possa cambiare, e la partita giusta per me è proprio quella di domenica col Bellaria, me lo auguro. Qui sta sventolando la sua bandiera biancorossa il nostro Emanuele. Volevo solamente fare una piccola considerazione. Considerazione, partendo dal presupposto che Gianmarco per me è uno degli elementi migliori che abbiamo, quindi ne parlavamo anche prima, prima che arrivasse lo stavo dicendo che per me è uno dei migliori. Però a Porto Tolle si è fatto male di Deo, è entrato Palumbo. Sì. A Porto Tolle avevamo De Martino, Torelli, di Deo, De Martino, Torelli, Palumbo. Perché ieri c'era De Martino, Torelli, Tedesco? È una bella domanda. Palumbo. Ah no, c'era. È una bella domanda. Io quando gioca mio figlio e vado qui ai Salesiani a vedere le partite dei bambini, gli dico sempre: è inutile che se giocate in 10 andate in 8 davanti e rimane uno di dietro e uno nel mezzo. Appena partono vi fanno gol. Ecco. Diciamo, io adesso la sto mettendo giù, ho messo di mezzo mio figlio, perché quando voglio sdrammatizzare metto di mezzo i bambini. Però è evidente che se tu metti un attaccante sulla fascia, un attaccante a centrocampo e metti un ragazzo un po' inesperto di lato, dovunque passiamo forse troviamo il pertugio. Io non ti dico niente, perché nella seconda parte di partita che vedrai c'è un secondo tempo commentato in maniera molto critica e poi capirai il perché, perché si è cercato un attimino di sdrammatizzare la situazione e di fare anche una cosa diversa. Ma io non sono cattivo, dai, le dico, no, le dico col sorriso sulle labbra, non è che io vorrei migliorare. Però un allenatore sai cosa ti risponderebbe in questo, dalla Serie A alla Serie Z? Li vedo tutta la settimana, bravo, e decido, bravo, io chi sta meglio. Io li vedo solo la domenica e mi pongo delle domande, non è dico un problema. Ognuno fa il suo mestiere, appunto, no? Oggi montavo le elettrovalvole, quindi ecco, non è mica un problema. Ti sei valvolato oggi, dai, esatto, possiamo dire così. On the road, come il film. Allora, facciamo
di consueto intervistiamo sempre dopo la prima frazione di gioco i tifosi, sentiamo un po' l'opinione. In questo caso abbiamo sentito degli addetti ai lavori molto vicini ovviamente al Mezzolara Calcio, quindi andiamo a sentire anche la loro opinione dopo che vincevano a fine primo tempo per una rete a zero. Servizio. Fine primo tempo, un primo tempo difficile soprattutto per la formazione del Rimini, ma c'è da dire che c'è stato di fronte un grande Mezzolara. Come ha visto lei la prima frazione di gioco? Ma dico un ottimo Mezzolara, soprattutto i primi 30 minuti, poi chiaramente dopo il gol fatto il Rimini ha alzato il baricentro soprattutto della metà campo e adesso il Mezzolara sta un po' soffrendo, però credo che il risultato sia giusto nel primo tempo. Nella prima frazione il Mezzolara secondo me ha fatto un'ottima partita, quindi in questo momento secondo me il risultato di 1-0 è giusto. Sono stati due episodi chiave, forse l'ultimo con meno proteste biancorosse, forse è stato un episodio proprio dubbio su Masini in occasione del primo contatto, ecco forse le uniche due sviste, se così vogliamo dire, direttore di gara, se ci possono essere. Guarda, io credo che la prima di Masini forse quella più dubbia, la seconda di Pera sinceramente no, perché lui appena ha sentito un po' l'appoggio si è buttato in avanti, quindi se proprio dobbiamo dire punto di domanda direi il primo contatto in area nostra. Quindi queste erano le valutazioni anche dei tifosi della rete lavori del Mezzolara. Io sono d'accordo col signore sui rigori, era netto il rigore su Masini, rivedendolo poi così. Io ho messo il punto interrogativo perché ovviamente quando ho fatto il commento ero lì allo stadio, non sono riuscito a vedere. Mi sembra netto e tra l'altro anche sull'intervento di Pera io mi sono arrabbiata molto perché l'arbitro ha fatto proseguire, però dico, cioè se era da far proseguire allora mi ammonisce il giocatore per la simulazione perché è andato giù veramente forte. Quindi cioè, c'è stato lui ha lasciato correre così, però insomma ci sarebbe stato cioè, o il fallo o comunque un provvedimento disciplinare per simulazione perché era stato clamoroso, insomma si sarebbe tuffato in una maniera assurda. Allora, so che c'era anche un altro servizio, un'altra opinione di un tifoso sempre del Mezzolara, datemi i segnali dalla regia che ci sia ancora, altrimenti mandiamo alla seconda frazione di gioco. Mi dicono di sì, allora mandiamo il socio, l'ho chiamato io, di Oreste Pelliccioni, poi che capirete perché. Servizio. Fine primo tempo tra Mezzolara e Rimini, primo momento Mezzolara che sta ottenendo i tre punti grazie al gol che ha sbloccato il match. Che partita ha visto lei fino a questo momento? Io ho visto una buona partita del Mezzolara dove direi che ha meritato ampiamente il vantaggio, anche se nel finale il Rimini diciamo così, ha avuto una certa reazione, però direi che fino alla mezz'ora, 35 minuti, il Mezzolara ha giocato meglio e ha meritato il gol, anche se il gol è venuto da una giocata stupenda, un euro gol di Malo. Vedevo che tra voi tifosi, tra voi addetti ai lavori qui a Mezzolara, qui a Budio, scusate, parlavate anche di alcuni elementi interessanti del Rimini, tra cui Torelli, lo stesso Ricchiuti che oggi siede in panchina, Masini, Pera, stanno un po' deludendo forse questi protagonisti in campo? Beh, adesso deludendo è difficile dirlo perché dipende come devono giocare. Adesso noi conosciamo bene Torelli perché ha giocato qui da noi in passato, tra l'altro con onore. Oggi ha fatto un fallaccio che non avrebbe dovuto fare, ma lo perdoniamo perché non siamo ostiosi nei suoi confronti. E quindi avete sentito anche il socio di Oreste Pelliccioni, che salutiamo ovviamente con molto affetto, il nostro amico, tra l'altro Emanuele, ci assomiglia un po', dai. Sì. ci sta. L'accostamento, non ci sono particolari controindicazioni, li potresti scambiare. Abbiamo sentito anche ovviamente l'opinione, ci sembrava giusta a fine primo tempo, anche dei tifosi del Mezzolara, ma siamo vicinissimi alla seconda frazione di gioco, quindi andiamo a vedere, Irene. Andiamo a vedere appunto il servizio inerente alla seconda frazione di gioco. Nei 15 minuti di intervallo segnalo una nota tecnica. Il Mezzolara ha un bel impianto, molte persone cordiali e notate bene in molte, poi infine capirete perché, ma una sola toilette per uomini e donne. Quindi 15 minuti di pausa li passo aspettando la fila come se fosse alle Poste Italiane. A missione riuscita mi siedo in tribuna e vedo nuovamente una ripresa che emette mal di stomaco. A 48esimo, sull'ennesima uscita a vuoto del portiere Conti, Di Maio non inquadra il bersaglio, ma quello che accadrà 5 minuti più tardi è da Bella addormentata nel bosco. Dini si traveste da Bella, Iarrusso del Mezzolara da Principe Azzurro e dopo i gol l'attaccante bacia il portiere e l'intera retroguardia romagnola, complice del regalo, svegliandoli dal sonno. 2-0 Mezzolara, purtroppo tutto vero.
Al 55esimo, risposta del Rimini. Gambino sfiori 2-1 di testa, la palla viene respinta sulla linea dalla difesa locale. Il Rimini produce il 99% delle sue palle su calci piazzati, ma la manovra latita pericolosamente. Il centrocampo in versione relax non protegge la difesa né serve le punte, così si assiste a un match spaccato. Al 64esimo Pera si ricorda di essere una pera e su cross di De Martino sale in cielo con Conti che alza la sfera sopra la traversa. L'arbitro però rende mano allo sforzo segnalando il fuorigioco dell'attaccante. Al 69esimo Malo, che ricorda il nome di un negozio in centro a Rimini, sigla la terza marcatura e a questo punto in mezzolara può davvero festeggiare. I nervi salgono e Pera rischia grosso al minuto 71 per un'entrataccia su Darino, facendo infuriare dalla tribuna anche la bella showgirl Alessia Merz. A farne le spese è l'allenatore del mezzolara Luppi, allontanato dal terreno di gioco. Al 73esimo Carghi, qualche secondo prima aveva fatto entrare Palumbo, viene premiato dall'ex Lecce che al volo trova il gol della speranza e della bandiera, ma rimarrà solo un raggio di luce in un pomeriggio nero, nerissimo per i Rimini, che nonostante l'ingresso in campo anche di Adrian Ricchiuti non produce palle gol degne di segnalazione, ma si segnala solo per l'espulsione di Di Maio. Mia colpa ed obbligo. D'accordo, occorre lavorare, pensare, tirar fuori gli attributi, ma i tifosi hanno perso la pazienza e fuori dai cancelli non arrivano più applausi per i propri Bernamini, ma dei cuori forti e feroci contro la squadra. Il più sottile ricorda che loro non meritano una squadra così. Al mezzolara vanno i nostri complimenti, un po' meno allo spicchio dello stadio, soprattutto in fase d'accoglienza. Ci è sembrata eccessiva la sua permalosità e irruenza, ricordando che l'ospitalità dovrebbe essere sempre di casa. Ricordiamo anche a coloro che a mezz'ora hanno descritto la loro impresa come la partita perfetta, che partita perfetta si intende quella ad esempio del Milan contro il Manchester United nel 2007. Quindi tale attributo in un pomeriggio di Serie D sembra essere eccessivo, ricordando a loro che il campionato è lungo e non si decide di certo ad ottobre, ma a maggio, con tutto rispetto. C'è stata questa spesa di servizio diversa dalle altre emittenti, perché avevamo tutti e tre assieme lo stesso operatore, vorrei dirlo, tra l'altro operatore di VGA Telerimini, e ne siamo orgogliosi di questo, dove per l'appunto si è cercato un attimo di analizzare il momento della squadra, come diceva Emanuele, centrocampo soprattutto spaccato, il mezzolaro faceva quello che voleva e poi abbiamo dato alcune segnalazioni tecniche, chiamiamole così, inerenti soprattutto all'ospitalità ricevuta ieri in tribuna centrale da parte della squadra del mezzolara, uno speaker che si comporti in quel modo urlando certe cose e poi vedendo certi giornalisti che identificavano la partita, addirittura la vittoria, come se fosse un'impresa di giornata. L'impresa di giornata sono ben altre, abbiamo ricordato quali sono state le imprese. Permetteteci dunque la segnalazione nel servizio che avete appena ascoltato, però subito con Emanuele volevo andare a analizzare i secondi 45 minuti di gioco. Lì ci speravate ancora, soprattutto dopo l'1-0. Per come era finito il primo tempo ci speravi ancora, perché avevi avuto una reazione, comunque sembravi in grado di poterla ribaltare. Noi ancora lì, durante l'intervallo, ancora pensavamo che potesse essere una questione di trovare il quid giusto e di poterla vincere, di poter pareggiare, di poter anche andare a vincere. Invece poi è andato tutto al contrario, è lì che l'umore è sceso, con tutto che poi noi, tornando indietro sul pullman, abbiamo fatto un rapido sondaggio, siamo già una ventina che andiamo a Padova, capito? Non è quello il problema, tanto purtroppo la malattia c'è e non guarisce, però voi mettetevi nei panni, insomma, di una tifoseria che va a mezzolara, con tutto il rispetto parlando, no, e la gente ti sbertuccia per la strada quando passi con il pullman e ti fa come Papa Giovanni in piazza, capito? Io ti dico quello che mi ha più sorpreso, no, a parte, io adesso mi sono limitato nel servizio, però vedere il presidente della loro squadra che va verso il recinto di gioco quando c'è stato quell'intertaccia che avete visto di Pera, sì, vengo lì, ti faccio un mazzo così, urlava, ci sono i bambini in tribuna, noi eravamo lì, lo speaker che urlava Rimini, giornalisti di Rimini, puntini puntini, io ero lì, sentivo tutto, cioè tu hai... Ma penso che non è neanche la situazione peggiore che incontreremo quest'anno, secondo me quando andremo in Toscana sarà molto peggio. Questi sono dilettanti allo sbaraglio, esatto, permetti di dirlo. Ci saranno molte, molte situazioni tipo questa e noi dobbiamo diventare capaci di ribaltare situazioni come quelle, sia sul campo che sugli spalti che ovunque. Tanto sarà così, questo campionato è così. L'altra volta, la Serie D dell'altra volta, sono andati in alcuni campi, io ho girato poco perché avevo un bambino piccolo, però sono andati in alcuni campi dove veramente qui c'era l'ingresso del cimitero, lì c'era l'ingresso del campo sportivo. È Miglianico, basti pensare a Miglianico. Col muro nel mezzo. Sì, tiravi la palla, dietro una porta c'era il cimitero, era il muro del cimitero. E non parliamo del trattamento a livello con le persone, no? Per come venivi accolto, tra virgolette non accolto, non accolto, per come venivi trattato.
questa è la Serie D, purtroppo sono, è la categoria che ci tocca adesso, e dobbiamo essere più forti di tutte queste cose più qua. Più forti di tutti, però, ti ripeto, sembravano veramente un'impresa da Champions League, come la descrivono. Questo è stato per loro, forse noi non ce ne rendiamo conto, forse voi non ve ne rendete conto, ma io la D l'ho già subita in me qualche anno fa. Il Rimini ovunque andrà, anche a Viserbella, visto che c'è l'allenatore qua, cioè sarà sempre la Juventus, tra virgolette, e cosa c'è da fare quest'anno? C'è da salvarsi e da battere il Rimini e il Piacenza. Esatto. Questo è quello che faranno 18 squadre su 20, e non possiamo star qui a pensare che andiamo a Mezzolara e ci trattano, cioè ci trattano come la squadra da battere. Se gli dai 3 gol al Rimini, hai fatto il tuo campionato e quando ti sei salvato sei già ci posto. Ci sta. Purtroppo questo è, e loro devono essere bravi a capirlo sul campo, perché anche i giocatori hanno fatto come lo speaker, hanno corso 95 minuti cercando di portare a casa i 3 punti col Rimini. Se c'era il Formigine ieri, ma io ci scommetto tutto quello che ho che facevano una partita diversa. Però il Rimini deve essere più forte anche di questo se vuol vincere la Serie D, perché nessuno ti regalerà, non solo non te li regala, te le fa pagare doppie le cose. Cioè questo deve essere, devono capirlo loro in testa, e noi anche evidentemente. Gianmarco, hai visto che ragazza, che giornalista con carattere? Sì, ma ti tocca ascoltare, se come si sono diventa. Ma è giusto, io penso che chiunque giocherà contro di noi farà sempre la partita della vita, perché penso sia giusto così, perché poi giochi contro il Rimini, giochi contro il Piacenza, ci metti sempre quel qualcosa in più. Poi è normale, poi vedi, giochi con un'altra squadra, perciò penso che sia un campionato equilibrato, perché altrimenti non si spiega che Porto Tolle ieri perde 3-2 con il Fiorenzuolo. Tutte le squadre che affronteranno squadre grandi come a noi, detta Porto Tolle e il Piacenza, daranno il massimo. So che sono arrivati tantissimi messaggi, a te allora, la parola. Un messaggio per il Bellaria. Ottimo Bellaria, con due terzini che spingono moltissimo. Tra poco faremo entrare appunto subito il nostro amico Giacomo, che ci racconterà. Prego. Poi, mister Amati, faccia giocare Mario Reccia, bomber vero, dentro il campo in serata. Ah, in serata? Bomberissimo. Un caloroso saluto a mister Amati da Giorgia De Nicola. Tanti complimenti per mister Amati per la capigliatura. La chioma, grazie. E l'ultimo, ciao mister Amati, cosa ne pensi dei piedi di Poli? C'è la squadra davanti alla tele stasera. Meno male. No, Poli è il nostro giocatore, ce lo teniamo stretto. I piedi fanno migliorare come tutti i giocatori di prima categoria, quindi lavoriamo sodo. Questa è una grande risposta. Cosa andiamo a vedere adesso? Adesso andiamo a vedere il servizio che a me piace tanto, il pagellone. Dini 5,5, il Rimini annaspa, lui nella prima parte di gara risponde presente con un paio di ottimi interventi, ha però qualche responsabilità nella rete del 2-0 di Iarrusso. Di Nicola 5,5, dopo aver brillato come esterno destro della difesa 5, viene proposto nello stesso ruolo in quella 4 al posto dello squalificato Calori, esperimento non riuscito ma non per colpa sua. Di Maio 5,5, sui calci piazzati è pericoloso quanto un attaccante, ma in difesa tornano le amnesie di inizio campionato, quando il Rimini giocava con il reparto a 4. De Martino 5, un pericoloso passo indietro, le ripartenze avversarie lo mettono in difficoltà e lo costringono a commettere qualche fallo di troppo. Caccioli 5,5, con il suo rientro il Rimini aveva blindato la difesa, 2 partite 2 vittorie. Contro il Mezzolara un preoccupante passo indietro, stesso discorso per Di Maio, è sempre un pericolo per il portiere avversario, ma in difesa i conti non tornano. Verdone 5, discreto come esterno della difesa 5, in difficoltà in quella a 4, non contiene malo lo strepitoso man of the match dell'incontro. Tedesco 5, il piede è sempre caldo sui calci piazzati, dove dispensa splendidi palloni, ma questa volta non brilla nel ruolo di collante tra centrocampo e attacco. Torelli 5,5, ci mette anima, cuore e grinta, ignorando i fischi dei suoi ex tifosi, ma soffre dannatamente il ritmo imposto dal centrocampo del Mezzolara. Gambino 6, il migliore dei suoi, con Palumbo, davanti gioca una partita di grande sacrificio e sfiora la rete in alcune circostanze. Pera 5, crea qualche grattacapo Conti, ma da un giocatore della sua classe ci si aspetta sempre la differenza, invece con il Mezzolara c'è stato anche qualche dribbling sbagliato in modo grossolano. Meritava anche l'espulsione per brutto fallo su Darino, l'arbitro lo ha graffiato.
Masini 5, un paio di buoni cross per Gambino, ma conferma il suo momento poco positivo. È un giocatore da recuperare alla causa e male non ha fatto Caria a ridargli una possibilità, ma forse è preferibile come vice Gambino o al suo fianco in un attacco a due. Ricchiuti 5,5, entra in un momento delicatissimo della gara, cercando di dare ordine al gioco del Rimini, non può fare miracoli. Palumbo 6,5, al merito di segnare la rete che salva l'onore del Rimini. Ad ogni modo a centrocampo è sempre tonico, come nella gara con l'Abano. Cari 5, è sempre il discorso fatto con il senno di poi, ma perché tornare alla difesa 4 con i due under esterni che, dato risultati infelici ad inizio stagione, non era tutta colpa di Moretti e Moresco? Questo lo avevamo già sottolineato. Gli affanni sono proseguiti con Di Nicola e Verdone. Cambiando gli interpreti, il risultato non è cambiato. Palumbo nei tre di centrocampo e Tedesco a supporto di Pere Gambino poteva essere la soluzione giusta, sempre con il senno di poi, ma l'allenatore ha la responsabilità delle scelte. Mano, tu sei un allenatore, sempre difficile dalle valutazioni, soprattutto dopo una sconfitta pesante come quella di ieri del Rimini. Sì. Visto i voti, purtroppo non ce ne sono molti belli, anzi. Non ce ne sono molti positivi, no. No, mi dispiace particolarmente per Di Maio, è un ragazzo che conosco e so quanto tiene al calcio, è un ragazzo strepitoso, anche, soprattutto fuori dal campo. E c'è stata questa espulsione ieri, che, dai, discutibile, insomma, sul 3-1, ha detto più, niente, più poco che niente all'arbitro e dovrà saltare delle giornate di squalifica. Per come so che vive il calcio lui, mi dispiace. E più in generale, sì, insomma, è stata una giornata, insomma, negativa. Sono stati errori anche individuali. Il secondo gol, insomma, il Dini ha fatto un errore abbastanza grossolano. Il terzo è capitato anche un mezzo rimpallo. Poi l'uscita non è stata ottimale della linea difensiva, si vede che erano un po' disordinati dietro. E si lavora per migliorare, la settimana serve a questo. Chiaro che avere il risultato dalla tua parte ti fa lavorare senza dubbio meglio, però è qui che si vede il carattere in un campionato che, come diceva Giorgia, richiede delle qualità che vanno oltre il lato tecnico. Lo scalpo del Rimini è pregiato, quando si va in giro lo scalpo del Rimini vale doppio, noi lo sappiamo. Quando siamo stati in Serie B c'erano squadre, se battevi Napoli, Juve o Genoa era festa per una settimana, no? Certo. Quindi sappiamo che è così. Come si placa l'umore dei tifosi in una tifoseria così importante dopo una sconfitta del genere? Abbiamo visto inizio trasmissione e servizi, umore positivo, sì, assolutamente. Adesso sentivamo anche con Emanuele, 50 tifosi ieri, probabilmente a Padova, prossima trasferta ne vanno 20. No, ma i tifosi da Rimini sono, penso che ce ne siano pochi in giro in queste categorie, di questo livello, di questa fede, insomma. Si è passati in un attimo dalla B alla Serie D e tanti tifosi sono rimasti aggrappati alla squadra, alla voglia di seguire, ai risultati, o a stare attaccati alla radiolina a sentire quanto sta facendo la squadra. Quindi lì si riconquista con i risultati e sicuramente con il cuore in campo. I tifosi guardano più quello che non una partita giocata benissimo e persa al 90esimo. I tifosi vogliono vedere che dai tutto per la maglia che indossi, che è la squadra della loro città, quindi si riconquista in questo modo qua. I risultati sono il riassunto poi di tutto. Da riminesi, cosa ti aspetti da Adrian Ricchiuti, soprattutto in questa stagione? Ma non ho dubbi che riuscirà a calarsi subito nella realtà della Serie D, perché è un giocatore che ha fatto una carriera strepitosa una volta uscito da Rimini, ha fatto categorie importanti, la Serie A soprattutto, però sa in che categoria viene, sa cosa ci vuole, secondo me, e non è certamente qua per altri motivi, sono una questione di cuore. E quindi credo che darà sicuramente tutto quello che gli sarà possibile dare. Da allenatore, cosa si dice in questi casi dei giovani come Dini, come sottolineavamo nel servizio, soprattutto protagonista negativo nell'occasione del 2-0? Ma io ti dico la verità, all'esperienza do importanza quasi zero. Per me l'esperienza non è quasi poco più di nulla. La differenza la fa, è chiaro che magari una squadra con 11 under, con 11-18 anni, non la puoi mettere in campo, però non credo neanche che se hai in formazione 5, 6, 7 under sia un problema. Se questi hanno voglia, hanno qualità, hanno voglia di emergere, hanno umiltà di imparare dai giocatori più grandi, dalla categoria, dall'allenatore, io non vedo problemi nel far giocare dei giovani. E in questo caso ci sono stati degli errori. Gli si sta più vicini ancora che non a un ragazzo di 30 anni che ha già sopportato queste pressioni in passato durante la carriera, gli si sta più vicino, lo si aiuta a crescere e il giovane ha sicuramente voglia di ripagarti perché sente stima, quindi modo migliore senza dubbio questo per me.
Manu, io ti ringrazio per essere stato qui nella prima parte. Ci ha raggiunto adesso negli studi il nostro Giacomo Alpini. Per quanto riguarda, poi sentiremo da lui anche il commento inerente alla partita di ieri del Bellaria, ma adesso diamo un attimo la linea alla pubblicità. Trattoria Mulazzani offre i piatti semplici e genuini della tradizione familiare. Specialisti in carne, pesce e cucina romagnola, Marco e Matteo vi aspettano nel loro locale situato sulle colline riminesi. La trattoria è attrezzata di un vasto parcheggio, dispone all'interno di un'ampia sala con la possibilità di sistemazione all'aperto nei periodi primaverili ed estivi. È gradita la prenotazione per menù particolari e cene di gruppo. Trattoria Mulazzani, via Montecieco 6, angolo Santa Cristina, Rimini, aperto la mattina per colazioni, chiuso lunedì sera e martedì. Abiti da sposa, bomboniere, tutto per il tuo matrimonio, comunione o cerimonia. Splendida giornata a Rimini in via Garibaldi 67, info 0541 78 8080 o splendidagiornata.com. Mo sorbole, mo socme, mo ciò! Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Provi i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Ti imbotta è il nostro motto e da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Zanotti Autospur vi assicura massima professionalità e affidabilità, competenza e risparmio. Spurgo, pozzi neri, video ispezioni, preventivi e tanto altro. Zanotti Autospurghi di Stefano Zanotti si trova a Bellaria e Egea Marina in via Appa 14, info 335 56 10 689. E ricorda, Zanotti Autospurghi, il marchio della pulizia. Il grillo continua a cantare, noi continuiamo ad assaporare. In Valmarecchia riscopri il piacere di uscire mangiando le prelibatezze della Taverna del Grillo. Pizza al metro e al piatto, realizzata dalle magiche mani di Ercole. Inoltre primi piatti e bruschette speciali, il tutto accompagnato da un'ampia scelta di ottime birre e vini. Locale dotato di ampio parcheggio, Taverna del Grillo ti aspetta nel centro commerciale di Campiano di Talamello. Info 0541 92 18 39. Bene, dopo la pubblicità siamo pronti per andare a vedere anche gli altri servizi, ma ovviamente salutiamo subito il nostro Giacomo Alpini che ci ha raggiunto qui negli studi di Rimini. Ciao Giacomo. Ciao a tutti. Felice, vedo subito 3 punti ieri del Bellaria contro il Formigine. Di squadre vicino a Rimini sei riuscito solamente tu, eh? Sì. Adesso vediamo domenica, ieri è stata una gran bella giornata per i colori biancazzurri, speriamo domenica di riuscire almeno nella prestazione, dopo il risultato vedremo quello che verrà fuori, ma la prestazione spero di riuscire a rivedere quello che ho visto ieri. Io ti ho detto unico perché la scorsa settimana ho concluso la puntata dicendo che l'unico tifoso del Bellaria, l'unico che ieri ha potuto gioire. No, a parte gli scherzi, ti faccio questa domanda, quanti tifosi c'erano ieri più o meno all'anno? Circa 200, io rinnovo gli appelli che ho già fatto nelle settimane scorse. Spero anche di vederne qualcheduno a Romeo Neri e poi vedremo. Sì, perché è un derby importante, infatti stasera sei fondamentale anche per presentarci la prossima sfida. Cosa andiamo a vedere adesso, Irene? Andiamo a vedere la prima intervista del dopogara riservata al tecnico Marco Cari. Mister, è sempre difficile commentare una sconfitta così pesante, abbiamo visto anche l'umore adesso, sentito l'umore dei tifosi biancorossi che urlavano meritiamo di più, come si può commentare questa sconfitta? Si può commentare con un approccio troppo soft con l'avversario, nei primi 20-25 minuti, ora non so a che minuto loro hanno fatto il gol, 30 minuti. Dove abbiamo concesso troppo, abbiamo regalato troppo, arriviamo tardi su tutte le seconde palle, sui contrasti, abbiamo sbagliato tanti passaggi. Primi 30 minuti direi che in campo non c'eravamo, poi il gol ci ha svegliato e ce la siamo giocati alla pari, poi ne abbiamo preso questo secondo gol un po' balordo che ci ha un po' complicato la vita, però la squadra non ha mollato fino alla fine. Abbiamo rifatto col 3-1, a un certo punto ci ho creduto pure che la potevamo riprendere, poi siamo un po' calati alla fine, è finita così. Infatti dopo che ha siglato il gol che ha riaperto un po' la finestra sulla partita, Palumbo, ci avete creduto, ci avete sperato, però non sono arrivati i segnali, almeno sotto porta? Sì,
Giravamo anche bene palla con l'ingresso di Ricchiudi che ha qualità, riusciamo a girare palla, arriviamo sul fondo, no? Abbiamo fatto anche discretamente, però ci è mancata probabilmente un po' di cattiveria lì sotto. Gioco, abbiamo visto un po' avvilito Cari, come non potrebbe essere altrimenti. Cioè, dopo una prestazione del genere, dai, tanto se ci ha stupito a noi, che comunque insomma seguiamo Rimini domenica per domenica, figurati a un allenatore che pensava di avere, penso, trovato la quadratura del cerchio, soprattutto a livello di prestazione. Poi c'è sconfitta e sconfitta, no? Prendi gol al 95esimo, esatto. Dici, però lavoro su quello che è stato fatto. Sinceramente, di quello che è stato fatto a Mezzolara c'è poco, insomma, se non da cancellare. E ripartire, secondo me. Giacomo, come l'hai trovato, Cari? Ah, sinceramente adesso l'ho visto molto avvilito, ma penso che sia normale. Però ragazzi, adesso è ancora presto. Sicuramente. Ma sai perché ti ho fatto questa domanda? Perché ieri subito circolava il suo esonero, qualcuno diceva adesso lo mandano via, la volta buona. Quindi io pensavo un attimo al mister che era lì, lo guardavo e cercavo di ovviamente di scoprire qualcosa, perché comunque a fine partita c'era subito Pastore, Palmas vicino a lui, che parlavano comunque, volevo capire un po'. Poi ci sono state anche Emanuele, correggimi se sbaglio, i cori, no? L'abbiamo detto nel servizio, sì, da parte dei tifosi, che Gianmarco sono arrivati anche a voi, perché sono venuti proprio nei pressi dello spogliatoio dove urlavano per l'appunto meritiamo una squadra migliore. La più sottile è stata quella, la frase. Beh, sicuramente i tifosi si aspettano molto di più da noi, ma noi siamo consapevoli che siamo venuti qui tutti quanti per lo stesso obiettivo, che è quello di vincere il campionato. E preparati, perché fra un po' ti farà lei due domande toste. No, vabbè, ma come ti ho detto prima, noi dobbiamo essere più forti delle critiche, più forti di tutti, perché l'unico nostro obiettivo è quello di vincere il campionato. Irene, cosa andiamo a vedere adesso? Allora, adesso andiamo a vedere i nostri microfoni, l'intervista al centrocampista biancorosso Ricchiuti. Partiamo con l'intervista ad Adrian. Adrian, purtroppo una sconfitta difficile da commentare. Sì, è stata una sconfitta, peccato, ci dispiace per il tanto pubblico che è venuto a Rimini, giusto che siano arrabbiati, da martedì tocca ripartire, lo so che sono frasi fatte, però è il calcio così, non dobbiamo ormai questa andata. Ci dispiace perché stavamo trovando continuità e quindi, però c'è ancora tempo. Difficile placare anche l'ira dei tifosi, perché come sentivamo adesso fuori dai cancelli urlavano meritiamo di più. Ognuno è libero di strillare quello che ritiene più opportuno, loro pagano il biglietto, è giusto contestare. Sicuramente dopo due prestazioni con risultato pieno siamo ritornati a perdere. Ci sta che contestino, l'importante è che lo facciano nel modo più civile possibile. Dicevo prima con il mister, quando ha segnato Palumbo ci avete un po' creduto anche di poterla riagguantare il match, però sotto porta non siete stati cattivi abbastanza. No, ci abbiamo provato, purtroppo abbiamo commesso degli errori e siamo stati puniti, peccato, però ripeto, ripartiamo da martedì pensando al Bellaria. Giocatori esperti, Giacomo, che si prendono le proprie responsabilità, non abbiamo sentito un attimo le parole di Adrian anche in merito a quello che dicevano ieri i tifosi. Sì, Adrian sicuramente è un giocatore di grandissimo livello e anche di grande livello come persona, quindi già mettersi la faccia in prima persona e far vedere che è molto dispiaciuta la sconfitta gli fa molto onore, e poi mi dispiace soprattutto vederlo che non ha ancora dato quello che può dare, perché conoscendolo e avendolo visto in campi in categorie superiori sarebbe bello vederlo a giocare ai suoi livelli. Io spero non da domenica prossima, ma con le prossime campionato. E allora domenica si preannuncia una sfida molto difficile, poi ne parleremo, però il Bellaria è in salute, tra proprio un minuto andiamo a parlare anche del Bellaria, ma prima andiamo ad ascoltare l'ultima intervista di Sponda Biancorossa. Prego Irene. Sì, l'intervista a Carmine Palumbo. Provo a farti sorridere, due settimane fa eri stato da noi a Sport Up, avevamo pronosticato un gol, oggi l'unica nota positiva è stato forse il tuo gol in questo Rimini, che rispetto alla partita interna col Fidenza è stato davvero davvero lontano parente. Sì, è vero, non so cosa sia successo, siamo entrati in campo in maniera diversa rispetto alla partita precedente e purtroppo anche nel primo tempo forse alcuni episodi ci hanno condannato, è andata così e cerchiamo di metterci sotto per la settimana prossima.
Sei entrato subito in partita, appena entrato hai dato speranze di rimonta, però come dicevo anche con i tuoi compagni, forse nonostante il gol di riapertura del match non siete stati abbastanza cattivi sotto porta per poter anche bissare il tuo gol, no? Sì, forse è vero. Nel secondo tempo non siamo entrati con quella cattiveria per andare a vincere la partita, per andarci a prendere questi tre punti che erano fondamentali. E anche, è vero, anche dopo il gol non siamo mai, stati forse in grado di dare quella marcia in più per andare a prendere di nuovo la partita. E adesso come si riparte dopo una sconfitta del genere? Si riparte come abbiamo fatto anche nelle settimane precedenti, ci mettiamo sotto, lavoriamo, pedaliamo, non è abbastanza, pedaliamo ancora di più e cerchiamo di vincere subito domenica in casa contro il Bellare, che è un derby, è sentito, è davanti ai nostri tifosi, dobbiamo fare bene. Giacomo Palumbo, l'unica nota positiva del match è anche un bel gol, no? L'avevamo tra l'altro conosciuto due settimane fa proprio qui negli studi di Rimini a Sport Hub. Sì, sicuramente un giovane interessante, la prestazione di ieri, non è che è entrato la partita iniziata, però ha fatto anche un bellissimo gol che poteva riaprire le sorti della partita, però non è stato così. Ha già pronosticato una bella partita contro il tuo Bellare domenica prossima, l'avevo sentita adesso in intervista, quindi c'è da temere la reazione del Rimini. Sicuramente, ma noi lo sappiamo, io parlando ieri con i ragazzi, tutti a Bellaria sono consapevoli che si va a affrontare la squadra, una delle squadre più forti e più favorite del girone, quindi speriamo di riuscire a fare la prestazione, ma ripeto, il risultato è sempre in bilico e sarà molto difficile. E allora adesso andiamo a sentire anche le interviste di sfondo opposto, prego Irene. Sì, andiamo in casa avversaria, il tecnico Gianluca Luppi. Mister Luppi, c'è poco da dire, grandissima prestazione la vostra, avete meritato i tre punti, complimenti innanzitutto. Grazie, fa sempre piacere, so il valore della squadra che alleno, so anche il valore del Rimini che è una grandissima squadra, però noi stiamo facendo un ottimo campionato, stiamo giocando bene, ci mancano qualche punto perché meritavamo qualche punto in più, perché le partite le affrontiamo così, poi oggi siamo stati bravi a fare gol e invece le altre volte non siamo riusciti, questo è un po' il suo. Torniamo anche a un episodio chiave, ho visto a un certo punto sono scaldati un po' gli umori, lei è uscito espulso dal direttore di gara, ci spiega anche un po' l'espulsione? Ma no, c'è stato un giocatore pera, mi sa che ha pestato un mio giocatore, ho detto dai non fare così, ma l'arbitro ha capito male l'episodio, come penso anche l'espulsione di un giocatore del Rimini, ha valutato così, ecco, però penso che sia stata una partita combattuta da tutte e due le squadre, gagliarda proprio. E noi al di là del risultato abbiamo fatto anche la prestazione, perché il primo tempo abbiamo fatto secondo me uno dei migliori primi tempi della stagione. È bello anche vedere protagonisti che sono stati in Serie A con la maglia di Bologna e Juventus come Gianluca Luppi, a un certo punto ti chiedi cosa si facciano lì, ma no Giacomo. Io poi il mister l'ho visto per un anno di seguito, per una stagione intera a Bellaria quando giocava suo figlio a Bellaria, una persona squisita, puoi parlare tranquillamente di calcio, è veramente molto gentile e cordiale con tutti, quindi è sempre bello, fa sempre bene al mondo del calcio avere personaggi simili. E adesso passiamo a sentire l'intervista realizzata proprio all'autore della doppietta, ovvero Alberto Malo. Grande prestazione la vostra contro una delle protagoniste di questo campionato, abbiamo visto l'entusiasmo del vostro allenatore, di voi stessi in campo a fine partita ma anche dei vostri tifosi, innanzitutto complimenti e ti chiedo se vi aspettavate appunto di affrontare un Rimini così. Noi la partita l'avevamo preparata ovviamente per vincerla, ci tenevamo a fare bella figura davanti al nostro pubblico, ci abbiamo messo tutto quello che avevamo sia in termini di carattere che di concentrazione e mentalità, il nostro mister ci ha anche lui dato una mano preparando la partita nel modo giusto e siamo riusciti a fare risultato come volevamo. È stata una partita molto ben interpretata da voi, soprattutto nella prima mezz'ora avete messo diciamo sotto quadro un avversario più forte a livello tecnico sulla carta, però oggi è stato il contrario a vedere in campo. Sì, credo che il calcio sia anche questo, nel senso ogni partita nasce nel campo e nasce e cresce nel campo. Noi siamo riusciti a sbloccare una partita che comunque nel primo tempo stavamo attaccando noi e siamo riusciti con un gol bellissimo a mio parere a trovare il vantaggio e poi siamo riusciti con tanta forza anche nel secondo tempo a mantenere il risultato e andare a raddoppiare.
e dopo diciamo siamo riusciti a tenere in piedi una partita che alla fine anche loro ci avevano messo sotto pressione, ma siamo riusciti a mantenere il risultato positivo. Grazie e buon proseguimento. Mi hanno tagliato, però Giacomo ha fatto un gol strepitoso, no? Molto bello, sì. Peccato che quest'anno non ci sia quella bellissima servizio sui miglior gol, perché potevo mettere questo e quello di Tomasini ieri a Bellaria, sono veramente due gol favolosi. Gol parede che quest'anno fa fatica, soprattutto giochiamo in Serie D, purtroppo non in Lega Pro. E adesso allora andiamo avanti con i servizi perché ci siamo quasi verso la fine, poi vi presenteremo appunto il prossimo avversario di Rimini, il Bellaria. Andiamo a sentire l'autore del secondo gol, ovvero l'attaccante Manuel Iarusso. Tanto complimenti per la grandissima prestazione di quest'oggi, avete battuto uno degli avversari candidati alla vittoria finale di questo torneo. Sì, per noi era una partita importante perché venivamo da una sconfitta e ci tenevamo a far bene perché giocavamo in casa e infatti è andata bene, quindi dai, sono contento anche per il pubblico e anche per noi che avevamo perso dei punti che non meritavamo. Commentavamo prima con un tuo compagno, cioè a questi poi aggiungi anche tre bellissimi gol, la giornata perfetta per il Mezzolara, possiamo dire così, è stata fatta oggi, è stata compiuta oggi. Sì, per sfortuna del Rimini, che comunque è una grande squadra con dei grandi tifosi, cioè non sono io che lo scopro, però per noi è doppia soddisfazione. Complimenti ancora. Grazie ancora. Allora Gianmarco, so che l'Irene ci ha riservato due domande particolari per te, due domande normali. Sono semplici. Allora, innanzitutto il tuo obiettivo stagionale. Il mio obiettivo stagionale è quello di vincere il campionato e raggiungere la doppia cifra a livello personale facendo almeno 10 gol. Va bene, diciamo che è un bel obiettivo. Allora, il Rimini è una piazza importante, ti senti di promettere qualcosa ai tifosi a fine stagione? Sento di promettere ai tifosi che ce la metteremo tutta per vincere il campionato, perché sappiamo che il Rimini e la gente di Rimini non merita queste categorie, ma merita categorie molto più alte. Perfetto, io direi di andare a vedere adesso. Andiamo a vedere. Il riminese attaccante del Mezzolara, Marco Semprini. Allora, oggi è stata una partita delicata per te, però allo stesso tempo alla fine hai potuto sorridere perché avete vinto sul campo meritatamente, aggiungo io, per 3-1. Che effetto ti ha fatto vedere un Rimini così, diciamo, differente rispetto anche all'ultima partita in casa col Fidenza? Ma penso che per come l'abbiamo affrontata noi abbiamo messo il Rimini in difficoltà. Poi abbiamo avuto la fortuna di andare in vantaggio, di ottenere il doppio vantaggio, e a me personalmente mi ha dato la soddisfazione fare una buona partita, dai, cercare di fare il massimo. Poi da un lato mi dispiace anche perché comunque sono riminese, però purtroppo, ma... Cioè, sono contento di giocare qui a Mezzolara, ormai da 5 anni sono anche contento, quindi sono a metà e metà. Insomma. Un mix di emozioni, sì. Diciamo. È stata un po' la svolta della partita, analizzavamo prima anche con mister Luppi, forse la prima mezz'ora iniziale dove avete veramente messo sotto gli avversari, poi avete sbloccato la gara e l'avete gestita, diciamo così, come volevate voi. Sì, in settimana, insomma, nella preparazione della partita parlavamo che insomma dovevamo cercare di concedere il meno possibile a questo Rimini e nello stesso tempo di attaccare, di controbattere, di cercare di metterli in difficoltà, farli cercare più a difendere che attaccare, perché se dai campo a un giocatore come Gambino, poi richiudi quando è entrato Pera, Torelli, insomma non è facile poi contrastarli, quindi penso che l'abbiamo fatto molto bene e niente, insomma, siamo contenti. E allora adesso andiamo a vedere quello che è successo ieri, Giacomo, con te. Bellaria che vince con il Formigine per 2-1, raccontaci un po' la partita stando in 10 minuti, non in 90 minuti, mi raccomando. Sì, allora anticipo che la partita si presentava non molto semplice, mancavano due titolari a centrocampo, Vukai per un lutto familiare, e colgo l'occasione per salutarlo e fargli le mie condoglianze. Ci uniamo anche noi al tuo grido.
e poi Amati per squalifica. Però è stata questa una, proprio da qui si è partita con la bella prestazione fatta ieri, soprattutto nel primo tempo. I sostituti Casieri e Semprini hanno prestato veramente una gara incredibile, hanno messo cuore, anima e per quello che riguarda Casieri anche delle belle giocate, tanto non lo nascondo che già ho dato giudizi positivi su questo ragazzo, veramente che ha delle grandi qualità. Poi veramente il primo tempo è stato molto bello con ricco di occasioni da parte del Bellaria, con un palo preso sempre da Tommasini da fuori aria da una distanza notevole. Però si è sbloccato solo su un'azione un po' confusionaria, nel senso che c'è stato questo calcio d'angolo con il colpo di testa che è andato sulla traversa, c'è stata una ribattuta e c'è stata questa mischia in aria risolta da Camporesi. Camporesi che è un 95 che finalmente si è sbloccato dopodiché la partita anche quella si è sbloccata nella migliore dei modi. Veramente il primo tempo è stato notevole come le ultime prestazioni a parte la trasferta in terra toscana che abbiamo un po' sofferto. Il secondo tempo è ripartito bene il Bellaria con sulle fasce, come diceva il nostro amico da casa, veramente due terzini tra Salvi e Colonna che spingevano coadiuvati da Camporesi e Tommasini che veramente hanno fatto una partita bellissima. E non è un caso che siano stati proprio loro gli autori dei due gol, infatti Tommasini nel secondo tempo ha trovato un gol bellissimo, più bello di quello del Mezzolara, veramente dal vertice dell'aria un tiro sul secondo palo che si è infilato quasi all'incrocio, veramente i complimenti, l'ho fatto i complimenti anche in sala stampa. E dopo, tra l'altro prima, se non sbaglio, tra i gol più belli di giornata, no? Sì, veramente belli. Io ho visto questi due, poi avevo visto anche uno del Piacenza, però questi due mi erano piaciuti in maniera particolare. Dopo sicuramente il Bellaria sul 2-0 ha cercato di controllare la partita, ma c'è stata anche la reazione del Formigine, che non dimentichiamo che la settimana prima aveva battuto la prima della classe, l'Este, quindi sicuramente si temeva questa squadra, anche se si è vista poco. E c'è stato queste azioni confuse del Formigine, che non riusciva a sfondare sulle fasce e quindi buttava palloni in mezzo all'aria. E infatti il gol è nato su un calcio d'angolo, un gran bel colpo di testa, però non è stato una reazione veemente del Formigine, è stato questo gol che ha accorciato le distanze, ma dopo la partita si è un po' spenta anche perché i ragazzi del Bellaria hanno veramente controllato e tenuto la palla nella maniera dovuta. Bella vittoria e soprattutto non si aspettava di essere ai livelli del Rimini dopo 7 partite, quindi complimenti veramente a questi ragazzi. Io so che Lirene ti voleva fare un invito proprio per la partita di domenica. No, io ti voglio fare l'invito per lunedì, a non mancare. No, io non manco. Dall'inizio poi ti vogliamo vicino a Emanuele e poi vediamo con Emanuele ci siamo già accordati che sicuramente ci troveremo dopo la partita fuori dallo stadio. A brindare. Comunque vada, perché ripeto... Tanto sono astemio io. Succo di frutta. Manuele, non mettere più la camicia nera. Succo di frutta. Succo di frutta. Non mettere più la camicia nera. Sicuramente il lato... Non è possibile. Palbagiani, sì. No, ma noi sicuramente a Bellaria siamo consapevoli di andare a affrontare una delle squadre più forti del girone. Quindi anche i ragazzi ieri... Anche i ragazzi ieri... Parlando così con loro si parlava di un punto, se il punto arriva veramente siamo strafelici di questo. L'unica cortesia non fatele. Non ci credere, non pensare di credere, assolutamente vogliono vincere, soprattutto non due partite come lo scorso anno tra andate e ritorno inguardabile, mi raccomando. No, infatti spero solo che sia veramente una bella partita, quello sicuro. Ma tu e Emanuele starete vicini in tribuna, vicini come Chip e Chop, Flick e Flack, Tic e Tac? No, sono di là. No, lui è dall'altra parte, dall'altro settore. Farete segnali di fumo. Però spero di riuscire a portare la mia pezza
che riuscirò a prendere, così mi potrà vedere da lontano. Portati un succo di frutta all'ananas, perché lui beve solo succhi di frutta, mi raccomando. Venite a trovarmi domani al banchetto di amici, tutti, venite a trovarci domani al banchetto di amici in piazza. Dove? La festa di San Gaudenzio dovrebbe essere all'angolo tra Piazza Cavour e il Corso d'Augusto. Dovremmo essere con la base lì, quindi venite tutti a trovarci. Guarda, purtroppo lavoro, altrimenti io sarei venuto. Non devi come dire venuto... purtroppo lavoro, devi dire che vai, non devi dire purtroppo. Ah, lo so, però gli impegni di lavoro ci sono. Io sabato sono andato a trovarlo, sono andato a trovare. Dove vi siete visti? Sì, sì. Questo è uno scoop, Piazza Tremanti. In Piazza Tremanti. Che bello, guarda, che bello. Due piccioncini, però guarda. No, era con la moglie. Mi ha fatto piacere, siamo tu stai studiato con la Merz, cosa vuoi stasera? Io sto con la Merz. Tu stai zitto, io sei sposato, scusate, non metti la scena. Ha detto che ero sposato, io volevo dire, ah sì, infatti. Lei? No, sgraziato, bene. Va bene, va bene, non diciamo niente. Allora, so che dobbiamo vedere l'ultimo servizio. Sì, relativo al prossimo avversario, appunto il Bellaria. Bellaria e Rimini, 10 punti nelle prime 7 gare. Chi avrebbe scommesso questo scenario ad inizio stagione? Neppure il nostro tifoso opinionista Giacomo Alpini, sventolando il gigantesco bandierone bianco-blu. Neppure sapendo di poter contare sulle parate dell'esperto portiere Foiera o sull'esperienza di Marco Bernacci, che salterà il derby per infortunio. Ma la sua assenza non si è sentita. Il Bellaria sta sorprendendo tutti gli addetti ai lavori. 3 sconfitte nelle prime 3 gare, un gol fatto e 7 subiti. Poi è arrivato un ciclo di 4 risultati utili consecutivi, 3 vittorie e un pari. L'ultima vittoria è arrivata con il Formigine per 2-1 al Nanni e firmata da 2 giovani, il 18enne Fabio Tomassini e il 19enne Alessandro Camporesi, prodotto del vivaio che aveva esordito anche nella sciagurata ultima stagione tra i professionisti. Quello dell'anno scorso era un Bellaria senza anima, un insieme di giocatori assemblati alla meno peggio ad inizio stagione, poi la retromarcia in inverno, spazio ai giovani per i contributi e armi deposte già a metà campionato. Poco importa la retrocessione, poco importa il passato, il Bellaria sta rinascendo grazie al lavoro di mister Mauro Antonioli e grazie ad una banda di ragazzini terribili che sa di avere l'occasione della vita. Un buon campionato per qualcuno di loro può significare la Lega Pro e non solo. La partita tra Rimini e Bellaria si può riassumere così. Da una parte la corazzata costruita per vincere, con pochissima riminesità. Dall'altra una banda di giovanissimi, tutti ragazzi locali, vogliosi di stupire. Chi prevarrà a Romeo Neri? Allora, iniziamo da Gianmarco. Gianmarco, che partita ti aspetti, dato anche la vittoria che ha ottenuto ieri il Bellaria tra le mura amiche? Beh, essendo un derby, penso che sarà una partita molto combattuta. Poi loro vengono da una vittoria e quindi cercheranno quantomeno di portare a casa un punto. Poi se arriva la vittoria, meglio ancora. Però noi sappiamo che domenica affrontiamo una partita molto difficile e daremo il massimo come abbiamo sempre fatto, anche se non abbiamo sempre ottenuto risultati positivi, e speriamo che domenica arrivano questi altri 3 punti. Ma non è tutto questo derby, cosa ti aspetti? Io mi aspetto una vittoria, non mi aspetto altro, mi aspetto una vittoria la più convincente possibile e mi aspetto una vittoria. Tu Giorgia, l'altra volta avevi sottolineato che comunque l'ultima vittoria in trasferta, bene, arrivi nello scorso campionato. Esatto, Bellaria, pensa diciamo quanto da quanto è, prima di Abano, ecco, non vincevamo dalla partita del Bellaria dell'anno prima, quindi non ti dico. E no, a parte questo, io vorrei vedere un passo di nuovo avanti a livello di prestazione. È ovvio che purtroppo a questo Rimini servono i punti, perché la classifica non sta a guardare e insomma e c'è da rincorrere, quindi è ovvio che la prima cosa deve essere il risultato, però io devo dire, vorrei vedere di nuovo un Rimini capace di far giocate e di stare unito, di stare in campo messo bene, come l'avevo visto contro il Fidenza e con Limolese. Il punto, caro Daniele, è che io, non conoscendo bene questo campionato, mi vengono dei dubbi. Non è che vinciamo con le squadre che poi ci ritroveremo, che si lottano per la salvezza. Ecco, io questo Limolese, è un incubo che, sì, ecco, che sto cercando di mettere nel cassetto. Diciamo, ieri ci ho pensato molto, ieri sera. Era un'angoscia drammatica, ho detto mamma mia, perché io anche sono contenta, vedo delle prestazioni eccezionali, però poi vedo sempre che queste squadre con cui facciamo le prestazioni eccezionali stanno sempre più indietro. E allora un dubbio mi è venuto, ma io scaccio questo dubbio e loro lo dovranno fare vedere sul campo domenica contro un Bellaria che non va assolutamente sottovalutato.
come ho detto per il Mazzolara, è un Bellaria che ha trovato il suo assetto nel momento delle difficoltà, quando Bernacchi si è infortunato, quando Vittori, che comunque era un giocatore importante, si è infortunato, questi ragazzi hanno trovato quella spinta giusta per fare i risultati, no? Venivano da tre, le prime tre le hanno perse. Perse tutte e tre. Poi sono sbloccati con Romagna Centro, esatto. E da lì è partito il filotto. E da lì è partito il filotto e quindi insomma va tenuta d'occhio perché sono tutti ragazzini, ma corrono, hanno tanta voglia, la metà sono riminesi e quindi ci sarà da correre. Giacomo, per te è preoccupato. Manuel è proprio angosciato. No, sai cosa stavo pensando? Cosa che Zannini pensando? Probabilmente ha centrato il punto dicendo sono ragazzini, molti locali, riminesi, e che facendo un buon campionato, mettendosi in mostra nelle partite giuste, possono garantirsi un posto o in piazze magari superiori o in categorie anche superiori. C'è già il precedente di Faldi, Martinelli, un certo tipo di spostamento da Bellaria a Rimini c'è già stato negli ultimi tempi. Quindi è chiaro che i ragazzi bellariesi che vengono a giocare a Rimini hanno anche quel tipo di stimolo lì. Un domani tu mi presenti un giocatore che ha fatto bene a Bellaria, sicuramente viene accettato in maniera diversa, no? Da un giocatore di cui non conosci bene la provenienza. È una motivazione, uno stimolo in più. E nel servizio però Gianni diceva anche del bandierone di Giacomo. Giacomo, sei pronto a prendere il bandierone? Speriamo per Emanuele, per tutti gli altri. No, ma non è per me, perché lui il bandierone dopo lo porta in mezzo agli altri. Io non sono mica lì a proteggerlo. No, io cercherò di portarlo e se me lo fanno esporre lo sperrò tranquillamente. No, dai, non c'è bisogno di esporlo, dai. E poi speriamo che di riuscire anche a sventolarlo bene. Fai aprire il settore ospite. Da solo per bandierone. Quello si era già pensato anche quello, sicuramente se ci fosse qualcuno a seguito anche che rinnovo l'invito magari a venire a Romeo Neri, si potrebbe anche chiedere di aprire il settore ospiti, non sarebbe male, però bisogna vedere se il mio invito viene accolto, io lo spero perché sicuramente vedere un derby con molta gente allo stadio e con le tifoserie di tutte e due le squadre è sempre bello. E allora adesso con l'ausilio della regia andiamo a vedere proprio il prossimo turno, il quadro completo. Intanto salutiamo anche l'amica Milena che mi ha mandato un messaggio. No, la moglie, un messaggio dalla moglie che dice devo curare il tuo vestiario, cravatta improponibile. Ma non gli piace mai, non gli piace mai neanche la cravatta a lei, non gli piace. Evita gli occhiali da sole, ecco. E dove c'ho gli occhiali da sole? Quando intervisti. Ah beh, ha ragione, solo che ieri ero proprio... Ieri era stato pesante. Ieri è stato pesante. Perché è stato al sole, io veramente... È vero, è stato un caldo... No, ma ha ragione. Ragione lei, ma ieri era impossibile. Allora andiamo avanti, che qui fa caldo davvero tantissimo in questo studio. Andiamo a vedere quale sarà il prossimo turno, se riesco a leggere esattamente. Termal Abano Teolo Mezzolara, Scandicci Fiorenzuola, Romagna Centro Fortis Juventus, Rimini Bellaria, Ribelle Atletico San Paolo Padova, Jolly Montemurlo Virtus Castelfranco, Imolese Este, Formigine Abano Calcio, Delta Porto Tolle Piacenza, Correggese Fidenza. Questo è il prossimo turno, andiamo a analizzarlo con i nostri ospiti, partiamo da Giacomo, poi via via sentiamo anche gli altri. Giacomo, le sfide che vedi in questa giornata, ci ricordava prima l'amico Manuel Amati, Romagna Centro, Fortis Juventus, potrebbe essere una partita, anzi lo è sicuramente, tra alta classifica e bassa classifica, ma comunque la partita della speranza di rimonta per quanto riguarda il Romagna Centro. Sì, sicuramente Romagna Centro deve dare un segnale e una svolta a questo campionato, quindi ha una buona possibilità di fare ciò, quindi sicuramente il Romagna Centro farà vedere qualcosa in più. C'è anche lo scontro Giorgia Delta Porto Tolle Piacenza, questa forse è la partita, il big match della giornata. Senza forse, effettivamente insomma, sono due delle strafavorite dell'inizio della vigilia del campionato, si affrontano insomma in un momento, ancora siamo agli inizi, però sono veramente curiosa di capire chi può essere diciamo la candidata più accreditata a stare lassù. E sono curiosa anche di vedere il Mezzolara a Abano, a vedere insomma se farà una prestazione tipo quella di ieri. E devo dire appunto, sono curiosa, come diceva prima Amati, se questo Romagna Centro riuscirà un po' a scrollarsi di dosso così questi problemi sorprendenti di inizio campionato e magari dare una mano anche a chi vorrebbe arrivare in alto bloccando
una pretendente. Si spera, Emanuele, che il Molise possa centrare la sua prima vittoria in stagione. Il Molise Est, questo è l'altro match che ci interessa da vicino, dato che comunque i giallorossi sono primi in classifica. Testa a coda, proprio il più classico, esatto, di testa a coda, l'ultima che sfida la prima. Siamo alla settima di campionato, anche Limolese potrebbe avere un potenziale che ancora per qualche motivo non è riuscito a tirare fuori. Magari una domenica non brillantissima da parte dell'Est, non è ancora, non siamo nel girone di ritorno quando ormai i valori sono delineati e le partite un pochino diventano scritte. Ci potrebbe anche benissimo essere la sorpresa. Gianmarco, sicuramente un occhio di riguardo, che si gioca a Rimini Bellare, però un occhio di riguardo sicuramente a Delta Porto Tolle Piacenza, che è la sfida un po' che potrebbe un attimo fermare le due formazioni. Andrebbe benissimo un pareggio, lo diciamo apertamente. Sì, sicuramente, però noi pensiamo alla partita nostra, perché comunque se noi le vinciamo tutte, penso che comunque sì, parliamo di tutt'altro. Comunque noi dobbiamo guardare a noi, poi quello che verrà tra Piacenza e Delta Porto Tolle vedremo. Giacomo, Ribelle Atletico San Paolo Padova, si era parlato appunto dell'esploit della formazione appunto bianco-azzurra. Ieri c'è stata la sconfitta di misura, però gli stessi punti classifica del Bellaria, insomma una giornata dove si possono rilanciare anche loro. Sicuramente, anche perché il Padova è fanalino di coda, quindi sicuramente c'è un'occasione ghiotta. Ma io volevo dire una cosa, sì, sicuramente per me il risultato, ci sarà la sorpresa, e Limolese, che io ho letto ieri che era in ripresa come prestazioni, anche se ieri ha fatto 1-1, ma è stata raggiunta nel secondo tempo dopo aver sfiorato più volte il raddoppio. E l'Est per me è tra le prime della classe, quella che rischia di più. Ha sorpreso anche un po', non tanto però, la sconfitta dello Scandicci, che nella prima giornata aveva dato comunque fastidio alle Rimini. Ieri ha perso, anzi sabato ha perso in anticipo il 2-0 contro l'Este. Una sconfitta che ci può stare, magari però vedendo le immagini mi aspetta qualcosa di più, soprattutto a livello di battaglia in campo. L'Este però ricordiamo che è una delle, cioè la prima della classe, e poi arrivava da una sconfitta e quindi doveva sicuramente ribaltare e far vedere qualcosa in più. E forse un'altra sorpresa, come dicevamo prima, anche la Fortis Juventus in questo avvio di campionato, no? Altra squadra bella. Sì, sì, noi l'abbiamo incontrata la seconda di campionato. Esatto, esatto. E sicuramente la squadra che ci ha messo più in difficoltà e dove abbiamo espresso il calcio peggiore fino adesso. Allora, io direi che abbiamo analizzato il tutto perfettamente anche questa sera, non mi rimane che passare ai saluti finali, ma vi ricordo prima tutte le puntate di Sport Up le potete trovare sul nostro sito telerimini.it nella sezione programmi, appunto cliccando su Sport Up. Vi ricordo anche l'invito alla pagina Facebook, basta scrivere per appunto Sport Up. Salutiamo anche in diretta il nostro Matteo Zampini che la cura per tutta la settimana e lo ringraziamo soprattutto per il suo proficuo lavoro. E adesso ovviamente andiamo a salutare tutti gli ospiti, partiamo qui vicino a me, anzi gli ospiti, la regia di casa, ho detto ospite, madonna mia, adesso non mi parlo più per una settimana, la regia di casa Irene Benedetti, grazie. Buonanotte, ciao nonni. Tocca fare anche a me il saluto, tu non me l'hai ricordato, saluto anch'io mio cugino Stefano che ci sta seguendo in diretta streaming dalla Svizzera, mi aveva detto assolutamente salutami, ti ho salutato, ciao Stefano e grazie di averci seguito. Passiamo ai saluti finali, iniziando dalla mia sinistra, andiamo a salutare la giornalista del Nuovo Quotidiano di Rimini, ovvero Giorgia Bertozzi, grazie Giorgia. Grazie a voi, allora anch'io mi rubo un secondo e dico adottate Cocchi, l'avete visto nella prima parte, un cane al canile bellissimo e se potesse lo farei io, però veramente ce l'ho nel cuore, è un cane troppo carino. E io mi unisco al tuo appello urlando e dicendo adottate Emanuele che vado a salutare, grazie anche al nostro Emanuele. Eccolo, è bellissimo, mamma mia, assomiglia al mio. Questa è la foto di Emanuele su questo. Adottate Manu, potete cambiargli il nome anche. Era meglio quello prima. Buonanotte a tutti e non adottatemi che fate meglio. Avete visto un cane nero il cane. Andiamo al cane bianco, andiamo a salutare Giacomo Alpini, grazie Giacomo di essere qui. Grazie a voi e buonanotte a tutti. E domenica non riderai così perché il bandierone è meglio che non lo porti a Rimini. E poi passiamo a salutare, ovviamente lo ringraziamo per essere stato qui stasera, il nostro ospite Gianmarco Tedesco. Grazie. Grazie a voi e buonanotte. Noi ci rivediamo lunedì prossimo, sempre qui su VGA Telerimini. Buonanotte a tutti voi.